un saluto caro, affettuoso e riconoscente. Innanzitutto a Padre Ernesto, che mensilmente ci fa dono dei suoi studi, spezzando la parola e in particolare il Vangelo, perché possiamo crescere nella conoscenza di Cristo in profondità per poterlo poi imitare. Ma anche a tutti quanti voi, presenti in sala anche a quest'ora insolita, in questo giorno in cui diamo inizio al cammino penitenziale, cioè di conversione. Che bello se dalle nostre parole, dette molte volte inutilmente, facciamo ricorso alla parola, ci lasciamo abitare da essa, così come spesso ci dice Padre Ernesto. Cosa ci dirà stamattina Padre Ernesto? Una pagina interessante, sempre del Vangelo di Marco, con la sua sobrietà. Gesù che benedice, accarezza, ma soprattutto abbraccia i bambini e dice: lasciate che i piccoli vengano a me. E questa immagine di chiesa, di ogni prete, di ogni cristiano, di ogni seguace di Cristo, c'è il desiderio da parte di tutti di toccarlo. Lui, umanissimo Gesù, si lascia toccare. Abituiamoci a toccare Gesù. Però non vi dico chi sono veramente questi bambini che vengono ostacolati nel toccare Gesù da parte degli apostoli, che nessuno di noi sia di ostacolo a toccare Gesù. Buon ascolto a tutti. Riprendiamo il nostro cammino. Vi ricordo che siamo alla nona lezione e stiamo analizzando gli episodi più importanti dei sentimenti e delle emozioni di Gesù. Oggi possiamo dare come titolo: Gesù si indignò, lasciate che i bambini vengano a me. È il capitolo 10 dell'Evangelista Marco, che quest'anno ci aiuta nel ciclo B. Ma prima di poter leggervi il testo e quindi di analizzarlo, è opportuno fare un attimino la composizione del luogo, del tempo, dove ci troviamo. Perché abbiamo lasciato l'episodio del cieco di Betsaida in 8:22-26 e subito dopo Marco analizza la professione di fede di Pietro a Cesarea di Filippo sotto il monte Ermon, in questo luogo che era frequentato da molti gruppi religiosi, e da sotto la roccia esce dell'acqua che poi affluisce nel Giordano. È una delle sorgenti del Giordano. In questo luogo Gesù farà la sua prima richiesta agli apostoli: la gente chi dice che io sia? E Pietro dirà: tu sei il Cristo. E in questo modo si chiude la prima parte del Vangelo. A partire dalla seconda parte del Vangelo Gesù comincia ad analizzare e a profetizzare la passione, morte e resurrezione. Sappiate che in Marco non si parla mai di croce prima della professione di fede di Pietro. La staurologia, stauros, la croce. Come mai? Perché Gesù deve prepararci al mistero. E infatti, ogni qualvolta annuncerà la passione, morte e resurrezione, il mistero pasquale, avrà delle reazioni negative. Poi c'è stata la trasfigurazione, episodio fondamentale, perché è l'unica volta che Gesù lascia trasparire la sua divinità. Non lo ha fatto mai più, mai nella sua vita umanissima ha lasciato trasparire la sua divinità. In genere Gesù davvero ha messo tra parentesi quella divinità. Poi attraversano la Galilea, giungono a Cafarno e di nuovo in casa, e lungo la strada i discepoli hanno discusso chi fosse il migliore tra loro, e quando Gesù è arrivato a casa gli ha detto: ma di che cosa stavate parlando? Gesù aveva ascoltato bene, ma dice Marco: ode esiopon, ma essi tacevano perché avevano tra di loro discusso chi fosse il migliore tra di loro. È davvero una delle grandi tentazioni della comunità. Anche il grande Dietrich Bonhoeffer diceva: metti due persone insieme, prima o poi uno dice all'altro
io comando, tu obbedisci. C'è sempre la tentazione del ruolo, del comando, del possesso, di quei vizi che Papa Francesco ci sta illustrando nel mercoledì delle sue catechesi, quindi è interessante. E siamo anche alla fine del capitolo 9, già un anticipo di questo testo, nei versetti 33-37, dove Gesù ha detto: chi accoglie uno di questi piccoli, si parla di piccoli, nel mio nome accoglie me, e chi accoglie me non accoglie me, ma colui che mi ha mandato. Quindi il capitolo 10, i versetti 13-16, fanno anche riferimento a questo episodio. Dopo aver inquadrato il nostro testo, sono appena 4-5 versetti, ve lo leggo innanzitutto nella traduzione dal greco, che come al solito è più letterale, e poi subito dopo lo analizziamo. Presentavano a Gesù dei bambini perché li toccasse, imponesse loro le mani, ma i discepoli li sgridarono. Vedendo ciò, Gesù si indignò e disse: lasciate che i bambini vengano a me, smettete di impedirglielo. A chi è come loro, infatti, appartiene il regno di Dio. Amen, io dico a voi, se uno non accoglie, abbraccia il regno di Dio come un bambino, giammai vi entrerà. Poi, abbracciandoli, li benediceva imponendo loro le mani. 13-16, appena 4 versetti di questo capitolo 10, è davvero meravigliosa la lezione. Marco in genere è molto conciso, ma molto profondo, lo stiamo constatando quest'anno nello studiare. Che cosa succede? Portano a Gesù dei bambini. Chi sono questi bambini? Sono da identificare con le persone più deboli della comunità, oppure possono essere dei neofiti che provengono dal paganesimo, con la richiesta che li toccasse. Notate, questo verbo toccare ricorre continuamente nel nostro Vangelo. Toccare l'abbiamo visto tante volte. Notate al capitolo 5, la emorroissa e la figlia di Gairo. Toccare indica sempre la relazione di fede, di contatto umano con l'umanissimo Cristo. Noi abbiamo del concetto di fede un concetto troppo astratto, teorico. Invece credere nei Vangeli è esattamente entrare in relazione. Oggi, che è anche il giorno del mercoledì delle ceneri, proprio la seconda lettura, seconda Corinzi 5, dice: lasciatevi riconciliare con Dio. Quindi questa docilità e questa docibilità. Quindi la gente avverte per un verso l'umanità di Gesù, ma poi c'è questa capacità di accoglienza, di continuare a cercare un rapporto, anche se non è ancora profondo nel credere. Non sempre le folle hanno un rapporto di intimità profonda. È quello che succede anche a noi. Che cosa succede? Che i discepoli, quelli che Gesù ha chiamato, li potremmo chiamare i discepoli ufficiali, che finora sono dietro Gesù, ma lo sono dietro soltanto con i piedi, perché spesso con la testa, con la mente, col cuore, non hanno compreso il progetto di Gesù. Sono persone che ancora fanno fatica. Solo dopo la Pasqua lo Spirito li aiuterà a superare questa loro incomprensione. Per cui fanno una sorta di schiera intorno a Gesù. L'avevano fatto, se ricordato bene, anche con la cananea. Qualche tempo fa Gesù, facendo la catechesi proprio sulla donna sirofenicia, la cananea, ha fatto vedere una clip televisiva molto bella con la trasmissione, dove si vede che questa donna grida, è una pagana, grida per attirare l'attenzione di Gesù su quella donna, su quella situazione. Ha una figlia indemoniata. E intorno a Gesù c'è una sorta di cerchio dei discepoli. Il film presenta un po' questa reazione. E a un certo punto la donna bypassa il gruppo, si presenta davanti a Gesù, ai suoi piedi, e piangendo, è una madre che soffre, gli ha chiesto di guarire la figlia che è indemoniata. E Gesù dice quella frase che abbiamo spiegato: lascia prima che siano saziati i figli, non è bene gettare il pane dei figli ai cagnolini.
E la donna dice: io rispetto questa temporalità del prima, ma non ti chiedo il pane dei figli, ti chiedo le briciole che cadono sotto la tavola. Perché, come spiega Marco, il pane uno, o sulla tavola o sotto la tavola, quel pane unico è Gesù. Proprio ieri, nella liturgia della parola, la Chiesa ci ha proclamato questo testo: il pane unico è Gesù Cristo. E in quella clip filmica, Gesù le mette le mani sul viso, la rialza e dice: donna, davvero grande la tua fede, va, tuo figlio è stato già guarito. E mentre prosegue il cammino, uno dei discepoli si avvicina e dice: ma adesso anche ai pagani dobbiamo parlare? Gesù si ferma, si gira e dice: io ho imparato da questa donna, potete imparare anche voi. È l'unica volta in cui un personaggio del Vangelo fa cambiare opinione a Gesù. Gesù prende, in un certo senso, in considerazione il punto di vista di questa donna pagana, una piccola, anche lei è piccola, non è nemmeno appartenente alla comunità. Ecco, vedete, Marco ci presenta sempre questa opposizione di quelli che stanno intorno a Gesù, soprattutto anche dei discepoli. Come reagisce Gesù a tutto questo? Gesù non ama il cerchio chiuso, Gesù non ama le chiusure. Le chiusure sono sempre come delle sette, La sette è sempre molto chiusa. La Chiesa non è così. La Chiesa non ha porte, non ha finestre, diceva Manzolari. Non è mai un cerchio chiuso. Cioè Gesù non è mai esclusivo. Impariamo questo aggettivo. La Chiesa non è mai esclusiva, ma è inclusiva. E chiunque si richiami all'esclusivismo, per quanto si definisca credente, cristiano, cattolico, vi assicuro che non lo è, perché il vero credente è inclusivo, mai esclusivo. E in questo contesto, vedete, subito dopo questo episodio, Marco registrerà proprio la reazione tra i discepoli che vogliono prevalere. Giacomo e Giovanni vogliono prevalere sugli altri. Vedete, c'è sempre la richiesta di esercitare un ruolo, un privilegio. Nella comunità cristiana questo non è possibile. Chi sta intorno a Gesù a cerchio, come abbiamo visto al capitolo 3, intorno a lui, non può esercitare un ruolo ma un servizio. Chiunque è intorno a Gesù deve essere inclusivo, non deve frapporsi con la gente, non deve fare una zona di influenza, non deve chiudere pensando che Cristo sia il possesso di un gruppo, ma Cristo è il centro di una comunità, di una casa, come dice Marco, che è veramente importante. Nella Chiesa c'è sempre la tentazione che il servizio diventi un ruolo, un prevalere, un privilegiare. Non è possibile. Questa cosa è dannosa alla fede, ma anche pericolosa, perché è fuorviante alla radice del nostro stare insieme. Ecco, Gesù vede nella reazione dei discepoli che vogliono impedire. E guardate che il testo è molto forte. Il verbo greco che c'è sotto, koliuo, è un verbo davvero tracciante, forte, che è stato anche usato in 9:38, quindi l'episodio a cui facevo riferimento, no? Quando Giovanni gli dice: Signore, noi abbiamo visto un tale che nel tuo nome scacciava i demoni e volevamo impedirglielo, il verbo koliuo, perché non seguiva noi. Così dice il testo greco, non seguiva noi. Notate qui il verbo impedire all'imperfetto, vuol dire questa sfumatura di voler impedire, gliel'abbiamo voluto impedire. E Gesù davanti a questa esclusività reagisce, ma Gesù disse: non glielo impedite, o smettetela di impedirglielo, perché non c'è nessuno che possa fare un prodigio, una dunamis, dice il testo, invocando il mio nome subito dopo parlare male di me. Chi non è contro di noi è per noi. Notate, qui colpisce nell'episodio un'espressione che usa Giovanni: non seguiva noi. Un'espressione molto forte, molto autoreferenziale. Cioè il gruppo si mette come punto di riferimento, ma il punto di riferimento è Gesù, non è il gruppo di Gesù. Quindi vedete questa sfumatura di esclusività.
Qui il Vangelo ci dà una griglia di lettura molto forte. Nella comunità non può esserci esclusività, ma inclusività. Ecco perché la risposta di Gesù si articola in tre momenti. Innanzitutto dice che la comunità è più ampia di quella dei discepoli ufficiali. E questi non devono impedire agli altri di operare nel nome di Cristo e di compiere un cammino di fede. Gesù userà anche in 9:49-50 l'immagine del fuoco e del sale, per dire che il gruppo deve impegnarsi a purificare le proprie aspettative, le proprie prospettive, deve diventare una comunità inclusiva, una comunità accogliente, una comunità condivisa. Ecco perché nel testo di oggi, Marco 10:13-16, Gesù si indigna. Il verbo è molto forte, lo diceva già prima Biagio nella presentazione, il verbo aganakteo, indignarsi, e il soggetto è Gesù. Gesù si indigna. Che cos'è questa indignazione? È una emozione forte di agitazione. Gesù avverte questa agitazione. Perché? Perché constata che i discepoli depauperano il valore evangelico, lo svalorizzano. Davvero è un grosso problema. Ecco perché lui afferma: lasciate, smettete di impedirglielo. Notate, sono due espressioni, una al positivo, lasciate, e un'altra al negativo, non glielo impedite, smettete di farlo. Messe insieme, senza una congiunzione, in grammatica si chiama asindeto, è una figura molto bella che serve a dare ancora più vigore, no? Lasciate, smettete di impedirglielo, no? E poi dà una motivazione. A chi è come loro, infatti, appartiene il regno di Dio. Per dire che cosa? Che l'entrata nel regno non è una conquista, non è un merito. È come durante il cammino quaresimale che oggi noi iniziamo. Non è un merito nostro. Lasciatevi riconciliare, lo dice Paolo. E poi il Vangelo di Matteo di oggi, capitolo 6, ci ricorda che dobbiamo evitare di fare i farisei, di metterci una maschera, di cercare sempre un merito, no? Facciamo la carità e vogliamo suonare la tromba per farci vedere. Vogliamo pregare e ci mettiamo ritti in piedi per essere osservati. Eppure quando facciamo il digiuno ci sfiguriamo la faccia. Certe volte quando si viene a fare la comunione sembrano delle facce di bronzo, come se andassero alla condanna a morte, invece di dire: Signore, che grande dono, tu diventi per noi pane di vita, seme di immortalità. Quella tristezza di cui il Papa ha parlato ultimamente, la tristezza negativa che non ci fa vedere la bellezza delle cose. La vita è come i colori, ha tantissime sfumature, ma noi dobbiamo davvero imparare ad essere in questo cammino quaresimale, soprattutto persone di equilibrio, con la mente sgombra, con il cuore caldo e camminando nelle vie del Vangelo. Ecco perché non è una conquista il regno di Dio, non è un merito, è un dono. E i doni vanno accolti. Vedete, la teologia del dono, qualche volta ne parleremo, è molto bella perché il dono è di per sé un'alleanza. Perché? Perché il dono dice innanzitutto chi è il donatore. E quindi ci dice chi è il donatore, in questo caso è Gesù, no? Ma poi ci dice qualcosa anche di chi accoglie il dono. Come accogliamo il dono? Ho fatto l'esempio del venire a fare la comunione. Perché come accogliamo il dono dice qualcosa di noi che riceviamo il dono. E quindi viene fuori un'identità. È un'identità di relazione, di merito, di esclusività o di inclusività? Vedete quando dobbiamo, d'accordo, dobbiamo vivere anche col corpo, con la mente, col cuore, come riceviamo il dono. Vedete, ancora una volta viene fuori quel monito che abbiamo trovato al capitolo 4. Credo che sia il versetto 11, quando Gesù dice una frase molto bella: a coloro a cui è stato rivelato il mistero del regno di Dio. A voi è stato rivelato. Se ci è stato rivelato, dobbiamo accogliere questo dono del mistero, della rivelazione, e reagire in un modo diverso. Altrimenti, vedete, noi siamo di impedimento agli altri.
c'è il rischio di impedire agli altri di entrare nella comunità o di vivere la comunità. Vedete, l'Evangelista Marco, che è il più antico tra l'altro, è il primo Vangelo, fa sempre questo confronto tra la poca fede dei discepoli ufficiali e invece le tante persone che cercano di entrare in contatto con Gesù. La comunità che Gesù ha voluto è inclusiva, è aperta, è accogliente, è una casa per tutti. Mi viene in mente in questo momento un testo che abbiamo celebrato qualche giorno fa. Oggi è martedì, mercoledì delle ceneri, forse non lo ricordate, ma io lo ricordo bene. Noi abbiamo celebrato sabato scorso il testo del Vangelo di Marco 8:1-10. Voi non lo ricordate nemmeno, e nemmeno forse chi ci ascolta da casa. Noi dovremmo, come dice San Bernardino, ficcare la parola dentro di noi. Ogni giorno dovremmo ricordarci quel Vangelo. Siamo uomini e donne di poca memoria, ma chi ha poca memoria, ci insegna la religione ebraica, non ha futuro, che la memoria del passato è il futuro che si apre. Che dice quel testo molto bello? Ricordate, Gesù vede la folla pagana che da 3 giorni lo seguono. Il verbo è molto forte, catameno, che indica lo stare intorno a Gesù. Povera gente, Gesù vede che sono senza cibo. Assomigliano a quei poveri disgraziati della striscia di Gaza, senza cibo, senza medicina. Gesù veramente si dispiace, no? E dice ai discepoli di dover provvedere, ma i discepoli, come al solito, sono sempre, come dire, fuori luogo, no? E come faremo? Tanta gente a sfamarla. Tra l'altro Gesù si accorge che tra questa folla ce ne sono alcuni che vengono da lontano. Forse non avete manco notato nel testo, no? Non lo notate. Che indica quella bellissima preziosità dell'Evangelista? Che Gesù, in mezzo a tutta quella folla, conosce anche chi viene da lontano. Gesù ha una conoscenza delle persone. Gesù è veramente il pastore unico. E poi la moltiplicazione dei pani, 7 pani, quel poco messo nelle mani di Cristo diventa totalità, e anche pochi pesciolini. Alla fine, pensate, portano via 7 sporte, 7 completezza, e sono circa 4.000. 4 per 1.000 il numero della perfezione umana, 4 per 1.000 il numero di Dio. Il poco nelle mani di Cristo diventa totalità. Vedete come i Vangeli ci danno delle chiavi di lettura, non solo delle storielle. Noi dobbiamo imparare a leggere il testo nella sua profondità. Per cui ancora una volta, vedete, il testo ribadisce su questo fatto dei bambini, che sono le persone più deboli, i neofiti. Noi dobbiamo accoglierle. Gesù ce lo raccomanda vivamente. Noi dobbiamo imparare da Lui uno stile di vita inclusivo. Chiunque si mette sulla via di Cristo va accolto. E bisogna davvero insegnare anche agli altri. Forse dovremmo ricorrere al libro dei Proverbi, che è ripreso anche dal grande San Benedetto, no? Da Norcia. Noi dobbiamo imparare anche a saper essere corretti. E quindi tocca anche a noi sacerdoti tante volte correggervi su certi atteggiamenti sbagliati, su certe esclusività, su certi devozionismi che, fatemelo dire con molta franchezza, apertis verbis, dicevano i latini, no? Senza infingimenti. Il devozionismo uccide la fede. Il buonismo uccide la bontà di Dio, perché il Vangelo è chiarezza, è luce che splende. Per cui è interessante guardare che anche in questo falso zelo dei discepoli, che stanno sempre lì a voler proteggere Cristo, quasi a doverlo schelmare, no? Evidentemente qui che cosa si dice? Gesù reagisce a livello emotivo a questo atteggiamento di fastidio verso i bambini. Qualche volta ce l'abbiamo pure noi, quando qualche mamma purtroppo viene in chiesa, e come fa? C'ha dei bambini piccoli, dovremmo essere noi a mettere le condizioni, qualche giovane che può aiutare, no? Che può tenere i bambini. Ho visto in molte zone, ricordo nella chiesa di Capri, allora il grande parroco che c'era, Don Carmine, davanti al Santissimo aveva messo quei tappeti delle scuole materne con i giochi, e i bambini giocavano davanti al Santissimo mentre le mamme potevano tranquillamente celebrare.
Dobbiamo essere sempre noi a creare le condizioni per una buona celebrazione, l'accoglienza, la possibilità di aiutare chi può camminare poco, chi è più anziani. Ecco, Gesù vuole davvero questo senso di accoglienza e questi sentimenti di Gesù sono molto forti. Quando c'è uno zelo che è esclusivo, è negativo. Ecco perché Gesù reagisce con questo sentimento e questa vibrazione interiore. E poi la scena viene chiusa da un abbraccio. Il verbo che c'è sotto, un verbo greco che ricorre solo qui, nel testo del capitolo 10, l'abbiamo trovato nel testo che vi dicevo prima, 9:36-37. Preso un bambino, lo mise in mezzo a loro, poi abbracciandolo disse loro: chi accoglie uno solo di questi piccoli nel mio nome accoglie me, e chi accoglie me non accoglie me, ma colui che mi ha mandato. Bello questo atteggiamento positivo, no? Quindi un sentimento di vibrazione davanti all'esclusività dei discepoli ufficiali, e poi un sentimento positivo, un abbraccio a questi bambini, a questi ultimi, no? Vedete, è interessante. Che cosa vuole dirci Marco? Gesù sta per essere consegnato, anzi si consegna. Lui si offre in dono e chiede anche ai discepoli di consegnarsi nel servizio. Se riflettete un attimo, il servizio è un consegnarsi, un mettersi a servizio di chi è più debole, di chi è più povero. In questo senso il bambino non è tanto il modello, come lo pensiamo noi occidentali, di semplicità o di innocenza, no? Questo è un cliché tipico delle nostre culture. In realtà non è così. Qui è l'ultimo, è la persona più debole, sono le persone neofite, no? Quindi sono quelle che hanno iniziato un cammino e che non vanno ostacolato. C'è una priorità del servizio dell'accoglienza, perché chi accoglie gli ultimi accoglie Cristo. Chi accoglie Cristo accoglie il Padre che ce lo ha rimandato. Vedete, il Vangelo a volte ribalta anche le categorie sociali. Gesù con un gesto e con poche parole fa capire ai suoi discepoli che tipo di comunità siamo chiamati a costruire. Una comunità aperta, inclusiva, dove ognuno di noi può trovare davvero, davvero quell'accoglienza che ti fa sentire a casa. Dovrebbero essere così le nostre assemblee liturgiche, le nostre comunità di fede, le nostre comunità di appartenenza, no? Senza posti privilegiati, senza quelle accoglienze trionfalistiche ma farisaiche. Siamo invitati, cioè, a diventare una comunità che diventi spazio di accoglienza, soprattutto per chi è più piccolo, per chi non ha una rilevanza sociale. Si diventa primi soltanto così, cioè nella misura in cui si è conformi a Cristo. Quanto è bella questa idea, conformità a Cristo. Il vero discepolo, la vera discepola deve essere conforme a Gesù Cristo. Quindi è interessante questo cammino di conformità. Ecco, vedete, anche la Quaresima è un periodo di penitenza, ma la penitenza porta alla gioia. Questo penitemini, questo convertirsi, è un dono di Dio. Voi sapete che rispetto a Giovanni Battista, che predicava la conversione per entrare nel regno, Gesù ribalta: il regno arriva nella sua persona, ha detto in Marco 1:14-15, continuate a convertirvi, a cambiare testa, mentalità, continuate a credere al Vangelo. Il Vangelo è il fondamento, quindi la conversione è un dono di grazia. Il grande San Tommaso diceva che quando andiamo a confessarci, lo Spirito ci ha dato il votum sacramenti, cioè il desiderio del sacramento. Quando noi arriviamo davanti al sacerdote, la confessione è già iniziata, perché lo Spirito ci ha spinto a desiderare di incontrare Dio nel sacramento della riconciliazione. Quindi pensate quanto la grazia ci precede. Salmo 35 dice: alla tua grazia, alla tua luce, Signore, vediamo la luce. Vedete, senza la grazia di Dio nemmeno il peccato ci è rivelato.
Lo sappiamo fare il peccato, ma non lo sappiamo riconoscere. Già riconoscere il peccato è un atto di grazia, di gratuità, è un dono. Andiamo alla teologia del dono, è un dono. Tutto quello che fa Cristo, ebbe Paolo, tutto è dono, tutto è grazia, non meritiamo nulla. Ecco perché il testo, guardandolo nella sua interezza, all'inizio hanno chiesto di poter toccare questi bambini, no? E al termine non solo li tocca, ma li abbraccia, li benedice e impone loro le mani. Notate queste tre azioni, li abbraccia, li benedice e impone loro le mani, un gesto antichissimo, azioni che esprimono che cosa? Esprimono la tenerezza di Gesù, il suo amore per i più fragili, per quelli che stanno ancora maturando una relazione di fede, di quelli che si aspettano che gli facciamo spazio, che ci sia un'inclusione da parte di chi, come noi, siamo già discepoli, chiamati a essere discepoli e testimoni. Quindi, quanto è fondamentale che quella relazione di fede che viviamo con Gesù sia anche una relazione di fede con i fratelli. Perché, vedete, accogliere il dono gratuito della fede, della parola, dell'Eucaristia, della riconciliazione, ci mette anche in una relazione diversa con i fratelli e con le sorelle. Quindi è importante che ognuno di noi sia non come i discepoli che hanno questa relazione negativa, ma che ognuno di noi diventi spazio di accoglienza, assumere lo stile di vita di Gesù, le sue emozioni, i suoi sentimenti, soprattutto verso gli scartati, verso gli impotenti del mondo. Quanta gente che davvero chiede spazio, che bussa ogni giorno alla nostra vita. Siamo messi di fronte, in un certo senso, a una grande opera di umanizzazione. Gesù ci chiede di umanizzarci e Lui è il vero uomo da cui possiamo attingere, perché la relazione con Cristo non solo ci rende credenti, ma è una relazione che ci umanizza, che ci dona identità, che ci fa diventare inclusivi, noi insieme agli altri. Pensate, quando noi celebriamo, andiamo a celebrare l'Eucaristia, la maggior parte dei nostri credenti crede di andare a celebrare personalmente. E invece noi siamo inclusivi, noi siamo dentro la comunità. Noi insieme alla comunità, noi siamo la comunità che celebra l'unico grande sacramento della parola dell'Eucaristia. Quindi, come dobbiamo anche in questo periodo di Quaresima davvero riprendere coscienza che siamo Chiesa, che siamo la casa di Gesù, siamo il suo corpo, siamo la comunità. E allora accogliere gli ultimi, come dice Gesù oggi, lasciate che i bambini vengano a me, accoglieteli anche voi, dona ai piccoli di sentirsi accettati e quindi di sentire uno spazio di inclusività, e a noi dà la possibilità, se li accogliamo, di una umanizzazione, di una identità inclusiva come comunità. È così che la vita si trasforma e che incide anche nei rapporti umani di ogni giorno. È così che si diventa discepoli. Mai facendo ombra, mai facendo di Gesù un possesso. Pensate come siamo devozionisti, che certe volte anche nelle nostre preghiere diventiamo proprio egoisti. Gesù mio, perdona, Gesù mio, perdona. Ma dove sta scritto questo mio? Francesco d'Assisi è uno dei pochissimi santi che ha imparato a debellare l'io, il mio, il possesso. Possesso è qualcosa di incredibile, la lussuria è anche quella, possesso delle cose o delle persone, o possesso addirittura di certi articoli di fede. Noi non dobbiamo mai essere possessivi, ma dobbiamo lasciarci davvero vincere da quella carità che Cristo ci offre. Ecco perché Ambrogio, il grande Sant'Ambrogio, spiegando il Vangelo dei bambini, dice che quando comanda Gesù che i piccoli gli vengano vicini per benedirli, sia col tesserne l'elogio, sia con l'imporre loro le mani, li chiama fanciulli.
Quando però comanda di non scandalizzarli, li chiama piccini e cita Marco 9,42. Infatti non si scandalizzano coloro che sono toccati da Cristo. Non cadono coloro che si avvicinano a Cristo, ma cadono quanti ha reso meschini non l'esiguità dell'età, bensì la piccolezza della virtù. È grande questo commento, cioè chi veramente ostacola i più piccoli dall'entrare nella comunità, evidentemente mancano proprio di quella capacità della virtù di accogliere gli altri. Al tempo stesso Gesù insegna che non bisogna esporre a tentazioni i deboli per evitare che le loro mancanze ricadano sopra di noi, dal momento che le loro preghiere, sebbene deboli quanto ai meriti delle virtù, sono portate in alto fino al Signore con l'aiuto degli angeli. Qui sembra che richiami il testo molto bello del libro del Siracide, quando dice che la preghiera dei giusti, dei piccoli, è come un arco che scaglia la freccia che arriva in cielo. Cioè la preghiera dei più piccoli e dei più poveri è una preghiera che arriva in alto. E allora dovremmo fare davvero nostro questo testo così meraviglioso, con quei gesti molto espressivi di Gesù. I gesti di Gesù contrastano con quelli dei discepoli. Gli chiedono di toccare i bambini, egli addirittura li abbraccia, li benedice. È molto bello questa sorta di solennità anche liturgica, perché benedire e imporre le mani è un atto liturgico, secondo la fede, come dice il Vangelo, no? Quindi Marco ama queste conclusioni che ci fanno capire che dobbiamo interrogarci sul valore di attribuire a questi rapporti. Ed è importante per sapere in che cosa poi voglia dire la conformità a questi piccoli, a questi deboli, bisogna chiedersi: ma questo messaggio evangelico oggi che cosa ci dice? Se Marco ha iniziato il Vangelo portandoci quel detto di Gesù, credere al Vangelo, fondare la propria vita sul Vangelo, in che senso i piccoli sono un tipo di fede, un esempio di fede? Non lo sono per la loro bassa statura, simbolo di umiltà o di rinuncia ai privilegi. C'è qualcosa di più. I piccoli deboli sono quelli che davvero dipendono anche dagli altri, non sono autoreferenziali. Sono l'immagine nel Vangelo di chi ha fiducia in Gesù, di chi si mette nelle sue mani, di chi da credente si abbandona a Dio. Mettersi nelle mani di Cristo, perché ne conosciamo non solo la potenza, ma anche il suo amore. È così che si entra nel regno di Dio. E qui la grande virtù dell'umiltà. L'umiltà, che consiste nel pensare che niente ci è dato, niente è un nostro merito, ma tutto è davvero un dono. Per questo dobbiamo andare a Gesù con tanta fiducia, con tanta fede, e non dobbiamo noi stessi, che vogliamo essere la comunità di Gesù, non dobbiamo impedire ai più piccoli, ai più deboli, non dobbiamo impedire che si avvicinino. Anzi, dovremmo ricordare quella scena che abbiamo fatto in Marco al capitolo 2, i versetti 1-12, ricordate? Noi siamo chiamati ad essere come quei portatori. Quando c'è davanti alla casa della suocera di Simone tanta gente e vogliono portare questo paralitico a Gesù e non sanno come fare, c'è troppa gente, allora bypassano la folla, le case hanno una scala dietro, salgono, il tetto è fatto di un po' di paglia e un po' di fango, fanno un'apertura e calano quel paralitico davanti a Gesù. È un'immagine meravigliosa. Dove dobbiamo stare rispetto ai deboli? Guardate, sul tetto, cioè non sono scesi, non si sono messi al posto di Gesù, hanno portato a Gesù, e quando si serve bisogna lasciare che il piccolo, il debole, il fratello e la sorella che hanno più bisogno sia davanti a Gesù. Non dobbiamo adombrarli, non dobbiamo respingerli, anzi dovremmo fare in modo di portarli veramente a Gesù. È anche l'augurio che io faccio a voi oggi, nella speranza che davvero questo cammino quaresimale, illuminato dalla parola
e dall'Eucaristia, che dobbiamo celebrare davvero con grande attenzione e grande responsabilità, possano portarci a quella notte solenne, la notte di tutte le notti, la veglia di tutte le veglie, quando cantando l'Alleluia ancora una volta si spera che il cammino che lo Spirito ci fa fare ci illumini e ci possa far celebrare con la propria vita questa Pasqua meravigliosa che è il dono più eccesso che noi abbiamo dato. Grazie a tutti e grazie dell'ascolto. Grazie a te, Padre Ernesto, per queste delizie di cui ci fai dono delle tue lezioni. Io, mentre ti ascoltavo, sicuramente come me anche tutti quanti voi, è come se gustassimo un cibo prelibato. Sentiremo nelle tentazioni non di solo pane vive l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio, no? Ogni parola che è spezzata da te e viene anche compresa e capita. E anche alcuni verbi, alcuni atteggiamenti, le emozioni di Gesù, i sentimenti di Gesù ci diventano un po' più familiari. Però chiudo così, mentre ti ascoltavo, facevo, perché la parola dovrebbe essere anche un momento di riflessione, di esame di coscienza, ma il nostro santuario del Carmine, con tutti quanti noi che lo frequentiamo, è veramente una casa accogliente? È una casa inclusiva? Chi sta lì è la casa di Gesù, è la casa di Maria. E quelle persone, anche se frettolosamente arrivano, cercano il contatto di toccare Gesù, vorrebbero sentire in quella casa il profumo della grazia, il profumo dell'accoglienza. E il pericolo è quello a cui ci mettevi in guardia, o ci mettevi in guardia Padre Ernesto, che noi possiamo fare da barriera, cioè ci mettiamo davanti. Mentre tu parlavi vedevo che persino stava scritto ancora post privilegiato, riservato a... No, non può essere soprattutto un santuario, che deve essere la clinica dello spirito, e in clinica ci sono tanti reparti e c'è il reparto per ciascuno di noi. Grazie, allora ne faremo tesoro, perché davvero possiamo maturare un cambiamento. Questa è anche la buona notizia che ci dai e ci rinnovi sempre, per una Quaresima autentica, senza fermarci quell'esteriorità. Magari siamo capaci anche di non mangiare dolci, ma di essere veleno per gli altri, piuttosto che essere dolci e sorridenti, come ci invitavi tu durante l'Eucaristia. Grazie a te, grazie al Signore che ci ha fatto questo dono, e come sempre salutiamo la nostra mamma con l'Angelus. L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ecco, sono la serva del Signore. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. E il Verbo si fece uomo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Prega per noi, Santa Madre di Dio. Preghiamo, infonde il nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per l'intercessione della Vergine Maria, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi, governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. L'eterno riposo con la loro Signore, e spenda ad essi la luce perpetua, riposo in pace. E visto che ha fatto la parte anche di Gesù, stendi le mani su di noi, dacci la sua benedizione, perché davvero noi che ci sentiamo piccoli, bisognosi di essere istruiti e di camminare, abbiamo l'energia giusta. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente e buono, Padre e Figlio e Spirito Santo. Con il cuore illuminato dalla parola, andate in pace. Rendiamo grazie a Dio.